In questo secondo appuntamento con il capitolo 4 dei Promessi Sposi, ci concentriamo sull'analisi della scena centrale dell'intero capitolo, la scena più importante e giustamente più famosa del capitolo stesso. A un certo punto, nella vita del giovane Lodovico, avviene un fatto particolarmente significativo che segna un'autentica svolta nella sua esistenza. Si tratta di un duello che andiamo a leggere con le parole del narratore. Andava un giorno per una strada della sua città, seguito da due bravi e accompagnato da un tale Cristoforo, altre volte giovine di bottega e dopo chiusa questa diventato maestro di casa. Era un uomo di circa 50 anni, affezionato dalla gioventù a Lodovico, che aveva veduto nascere e che, tra salario e regali, gli dava non solo da vivere, ma di che mantenere e tirar su una numerosa famiglia. Vide Lodovico spuntare da lontano un signor tale, arrogante e soverchiatore di professione, col quale non aveva mai parlato in vita sua, ma che gli era cordiale nemico e al quale rendeva pur di cuore il contraccambio. Giacché è uno dei vantaggi di questo mondo, dice ironicamente il narratore, quello di poter odiare e di essere odiati senza conoscersi. Costui, seguito da quattro bravi, s'avanzava diritto, con passo superbo, con la testa alta, con la bocca composta all'alterigia e allo sprezzo. Tutti e due camminavano rasente al muro, ma Lodovico, notate bene, lo strisciava col lato destro, e ciò, secondo una consuetudine, gli dava il diritto, dove mai si va a ficcare il diritto, di non staccarsi dal detto muro per dar passo a chi si fosse. In pratica aveva la precedenza, cosa della quale allora si faceva gran caso, cosa alla quale allora si dava grande importanza, grande attenzione. L'altro pretendeva all'opposto che quel diritto competesse a lui come a nobile e che a Lodovico toccasse di andare nel mezzo, e ciò in forza di un'altra consuetudine, quella che stabiliva che i nobili abbiano la precedenza sui non nobili. Perocché in questo, come accade in molti altri affari, erano in vigore due consuetudini contrarie, senza che fosse deciso quale delle due fosse la buona, il che dava opportunità di fare una guerra ogni volta che una testa dura si abbattesse in un'altra della stessa tempra. Quei due si venivano incontro, ristretti alla muraglia, come due figure di basso rilievo ambulanti. Quando si trovarono a viso, cioè uno di fronte all'altro, il signor tale, squadrando Lodovico a capo alto, con cipiglio imperioso, gli disse, in un tono corrispondente di voce, fate luogo, cioè datemi la precedenza, fate spazio. Fate luogo voi, rispose Lodovico, la diritta, cioè la destra, è mia. Coi vostri pari è sempre mia. Sì, se l'arroganza dei vostri pari fosse legge per i pari miei. I bravi dell'uno e dell'altro erano rimasti fermi, ciascuno dietro il suo padrone, guardandosi in cagnesco, con le mani alle daghe, alle spade, preparati alla battaglia. La gente che arrivava di qua e di là si teneva in distanza a osservare il fatto, e la presenza di quegli spettatori animava sempre di più il puntiglio dei due contendenti. Nel mezzo, vile meccanico, o che io ti insegno una volta come si tratta coi gentiluomini. Voi mentite che io sia vile.
Tu menti che io abbia mentito. Questa risposta era di prammatica, cioè di obbligo, di consuetudine. E se tu fossi cavaliere, come sono io, aggiunse quel signore, cioè quel nobile, ti vorrei far vedere con la spada e con la cappa che il mentitore sei tu. È un buon pretesto per dispensarvi di sostenere coi fatti l'insolenza, cioè l'arroganza, delle vostre parole. Gettate nel fango questo ribaldo, disse il gentiluomo, voltandosi ai suoi. Vediamo, disse Lodovico, dando subitamente un passo indietro e mettendo mano alla spada. E qui comincia il duello non più a parole, ma coi fatti. Temerario, gridò l'altro, sfoderando la sua, io spezzerò questa quando sarà macchiata del tuo vile sangue. Così s'avventarono l'uno all'altro. I servitori delle due parti si slanciarono alla difesa dei loro padroni. Il combattimento era disuguale, e per il numero, e anche perché Lodovico mirava piuttosto a scansare i colpi e a disarmare il nemico che a ucciderlo. Ma questo, cioè il nemico, il nobile, voleva la morte di lui a ogni costo. Ludovico aveva già ricevuto al braccio sinistro una pugnalata di un bravo e una sgraffiatura leggera in una guancia, e il nemico principale gli piombava addosso per finirlo. Quando Cristoforo, vedendo il suo padrone nell'estremo pericolo, andò col pugnale addosso al signore. Questo, rivolta tutta la sua ira contro di lui, lo passò con la spada. A quella vista, Lodovico, come fuori di sé, cacciò la sua spada nel ventre del feritore, il quale cadde moribondo quasi a un punto, cioè quasi contemporaneamente, col povero Cristoforo. I bravi del gentiluomo, visto che era finita, si diedero alla fuga, malconci. Quelli di Lodovico, tartassati e sfregiati anche loro, non essendovi più a chi dare e non volendo trovarsi impicciati nella gente che già accorreva, scantonarono, cioè scapparono, dall'altra parte. E Lodovico si trovò solo, con quei due funesti compagni ai piedi, in mezzo a una folla. Abbiamo letto la narrazione, o se preferite la descrizione, di un duello cavalleresco, diciamo così, del Seicento, per una pura minuscola questione di puntiglio, di onore, diremmo noi di principio. Un nobile, di cui non si fa neanche il nome e cognome, incontra per strada un borghese, cioè il nostro Lodovico, futuro padre Cristoforo. Entrambi sono convinti di avere la precedenza. Uno, Lodovico, perché arriva da destra. L'altro, il nobile, per il semplice fatto che lui è un nobile e quindi ha la precedenza per definizione. Si arriva alle mani, si arriva meglio alle spade e ci scappa il morto, anzi, due morti. I bravi superstiti scappano e Lodovico si trova da solo in mezzo alla strada con due cadaveri ai piedi, due morti in questo duello, fra cui il suo assistente di nome Cristoforo. Vediamo cosa accade immediatamente dopo la conclusione del duello. Com'è andata? È uno, son due. Gli ha fatto un occhiello nel ventre, cioè un buco nel ventre, nella pancia. Chi è stato ammazzato? Quel prepotente. Oh Santa Maria che sconquasso. Chi cerca trova. Una le paga tutte. Ha finito anche lui. Che colpo! Vuol essere una faccenda seria. E quell'altro disgraziato? Misericordia, che spettacolo! Salvatelo, salvatelo! Sta fresco anche lui. Vedete com'è concio. Butta sangue da tutte le parti. Scappi, scappi, non si lasci prendere. Queste parole, le parole della folla che circonda Lodovico, che più di tutte si facevano sentire nel frastuono confuso di quella folla, esprimevano il voto, cioè il desiderio comune. E col consiglio
venne anche l'aiuto. Il fatto, cioè il duello e l'omicidio, era accaduto vicino a una chiesa di cappuccini, asilo, come ognuno sa, impenetrabile allora ai birri, cioè alla polizia, e a tutto quel complesso di cose e di persone che si chiamava la giustizia. L'uccisore ferito fu qui condotto o portato dalla folla quasi fuori di sentimento, e i frati lo ricevettero dalle mani del popolo che glielo raccomandava dicendo: è un uomo da bene, per bene, che ha freddato, ucciso di colpo, un birbone superbo. L'ha fatto per sua difesa. C'è stato tirato per i capelli. Non è esattamente vero, come avete sentito prima. Ludovico non aveva mai, prima di allora, sparso sangue. E benché l'omicidio fosse a quei tempi cosa tanto comune, che gli orecchi d'ognuno erano avvezzi, cioè abituati, a sentirlo raccontare e gli occhi a vederlo, pure l'impressione che egli ricevette dal vedere l'uomo morto per lui e l'uomo morto da lui fu nuova e indicibile. Fu una rivelazione di sentimenti ancora sconosciuti. Il cadere del suo nemico, l'alterazione di quel volto che passava in un momento dalla minaccia e dal furore all'abbattimento e alla quiete solenne della morte, fu una vista che cambiò in un punto l'animo dell'uccisore. Strascinato al convento, non sapeva quasi dove si fosse né cosa si facesse. E quando fu tornato in sé, si trovò in un letto dell'infermeria nelle mani del frate chirurgo. I cappuccini ne avevano ordinariamente uno in ogni convento, e il frate medico in sostanza, che accomodava faldelle e fasce, garze, vende, sulle due ferite che egli aveva ricevute nello scontro. Un padre, il cui impiego particolare era d'assistere i moribondi e che aveva spesso avuto a rendere questo servizio sulla strada, fu chiamato subito al luogo del combattimento. Tornato, pochi minuti dopo, entrò nell'infermeria e, avvicinatosi al letto dove Lodovico giaceva, consolatevi, gli disse, almeno è morto bene e mi ha incaricato di chiedere il vostro perdono e di portarvi il suo. Questa parola fece rinvenire affatto, cioè completamente, il povero Lodovico. Egli risvegliò più vivamente e più distintamente i sentimenti che erano confusi e affollati nel suo animo. Dolore dell'amico, sgomento e rimorso del colpo che gli era uscito di mano, e nello stesso tempo un'angosciosa compassione dell'uomo che aveva ucciso. E l'altro? Domandò ansiosamente al frate. L'altro era spirato, cioè era già morto, quando io arrivai. Frattanto, gli accessi e i contorni del convento formicolavano di popolo curioso, ma giunta la sbirraglia fece smaltire la folla e si postò a una certa distanza dalla porta, in modo però che nessuno potesse uscirne inosservato. Un fratello del morto, due suoi cugini e un vecchio zio vennero pure, armati da capo a piedi, con grande accompagnamento di bravi, e si misero a fare la ronda intorno, guardando con aria e con atti di dispetto minaccioso quei curiosi che non osavano dire gli sta bene, ma l'avevano scritto in viso. Il brano che abbiamo letto quest'oggi, piuttosto breve in realtà, ma centrale nel capitolo, è suddiviso in fondo in due grandi momenti. Una prima parte più propriamente vivace e narrativa, il racconto del duello con la morte di due dei partecipanti al duello. La seconda metà che abbiamo appena finito di leggere è una parte più riflessiva, nella quale parla quasi esclusivamente il narratore, che
che prova a ricostruire i sentimenti, da un lato molteplici della folla, dall'altro molto confusi del povero Lodovico che deve riprendersi dallo spavento di quello che è appena capitato. Una cosa è certa, per la folla le cose sono andate in maniera molto chiara. Ludovico si è fatto giustizia da solo e ha fatto bene a fare così, ha ucciso un arrogante. Per Lodovico le cose viceversa sono decisamente più complicate. La soddisfazione della vendetta ottenuta dura soltanto una frazione di secondo e viene poi sostituita dal rimorso e dai sensi di colpa. Lodovico comincia a rendersi conto che questa giornata che abbiamo appena raccontato è stata la svolta della sua vita. Le conseguenze le vedremo nella parte conclusiva del capitolo. Nel prossimo video, fra qualche giorno. Grazie a tutti per l'attenzione e come sempre, al prossimo video.